viva il coraggio, ma chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. Allora, stavo dicendo, mio padre era partito da questo paese che è stato demonizzato a fini dell'eterno esorcismo. Prima c'era stato Corleone, poi Casal di Principe, le anime belle, come l'autore di Gomorra. Da un lato praticano il cospirazionismo, esigono, reclamano, cercano con una specie di mendicità proterva, di dipendenza dispotica che gli venga dato dall'alto e dunque senza rischio, a rischio zero, a buon mercato, anzi tirandoci delle royalties, e questo è il meno grave, buon per loro. E vogliono, esigono che sia fatta luce su misteri. Ci sono sempre questi misteri, questi complotti, questo gusto inebriante e morboso di sentirsi illuminati, non come i coglioni comuni, di salire eventualmente in un vagone di treno col loro computer e dirsi che gli altri non lo sanno, ma loro sono quelli che hanno capito. Io so, la licenza poetica di Pasolini trasformata in una specie di catastrofe, quelli che operano sempre in realtà, quelli che quella cosa che denunciano negli altri, il diversivo, il depistaggio e la loro sistematica metonimia, la sineddoche, la parte per il tutto, l'epifenomeno scambiato per le cause, andando nel senso opposto alla critica radicale. Il dottor Marx diceva, rispondendo alle domande di un gioco di società che era in voga al tempo suo a Londra, che due cose gli erano care al fondo di tutto: il dubbio, non il sospetto. Il dubbio e la lotta. Critica radicale vuol dire non risalire un concatenamento, risalire all'indietro, no? L'abduzione, l'illazione, ma scendere archeologicamente, scendere e scavare per approssimare il più possibile quello che in realtà in modo assoluto non si afferrerà mai, come la balena bianca o l'Aleph. Il più possibile arrivare alle radici che spiegano la natura, i caratteri delle relazioni tra fatti, cose, genti, dei sistemi di relazioni, dei rapporti sociali. Qui invece il sospetto, che si è sovrapposto non per cattiva intenzione, ma l'intenzione, le intenzioni sono per definizione inattingibili, dunque ininteressanti, servono al giudizio nel doppio senso di crinomai, come giudizio tra bene e male, giudizio di colpevolezza e decretazione di pena, no, invece critica nel senso di volizione, accanimento a capire il più possibile. E poi che il mondo è diventato cosmo-macchina, intreccio di natura e artifici successivi, capire vuol dire immediatamente anche trasformare.
da questo punto di vista, quelli, le anime belle che oggi fanno di una casal di principe un topos maledetto, sono quelli che cercano sempre complotti e trame occulte, ma spostano le cose alla superficie o nel profondo delle loro economie psicopatiche e narcisistiche, perché, direbbe sempre il dottor Marx, quando dice l'arcano della produzione, la merce più misteriosa e sensibilmente indefinibile, inattingibile, qual è la forza lavoro, definendo il concetto forte, astrazione, non astruseria o astrattezza, di estrazione del plusvalore, cioè di un'economia che mette in opera, come quando si forza l'acqua dentro condotte forzate per farne energia, quelli che chiama gli spiriti animali della capitalizzazione, l'egoismo proprietario, l'istinto che in questa specie razza umana di esseri parlanti, specializzati nella parola e dunque pericolosi perché sportisi fuori dall'essere e poi che parlano indotti a inferire una segnaletica e quindi a osservare delle regolarità, stabilirne delle leggi, delle previsioni, un linguaggio, penso, parlo, dunque penso, e pensare e inferire immediatamente la mortalità e quindi tutta la dannazione del tentare di stabilire la causalità, tutti i dualismi, prima del prima, dopo del dopo, gettamento nel tempo, nell'enigma delle cause e dei fini, nell'angoscia del senso o no, tra essere e nulla e forse dal nulla al nulla. Ecco, Marx diceva l'arcano della produzione, la mano invisibile del mercato, di tutti i mercati, di tutti i tipi, da quello detto in senso stretto, delle merci materiali, immateriali, della forma di merce dei beni e anche di questa merce misteriosa, metamerce in qualche modo, che crea, che è la capacità nervosa, fisica, neuronale, muscolare, lavorativa degli umani, costretti da necessità, da quando non sono più beni mobili, cioè schiavi, ad affittare se stessi in fondo in leasing, a vendere questa propria energia, potenza ristretta ad essere produttiva, messa a valore. E questa forza per unità di tempo, un tempo che è in fondo la cosa più rara e preziosa, poi che si è consapevoli della mortalità e quindi il tempo è limitato e corre via ed è subito sera ed è agonico. Ecco, le anime belle da un lato cercano, sostituendo al dubbio, alla critica, allo scavo che punta alle radici, il sospetto e poi l'esportazione di senso di colpa, la proliferazione microfisica del giudizio di Dio che diventa giudizio di io, le metastasi come democrazia del cancro, anche diretta. Ecco, cercano, chiedono, scavano, fanno illazioni,
c'è sempre una porta dietro la porta, non si è mai arrivati ad avere questa loro verità giustiziera, giudiziaria, penale, perché manca sempre qualcosa, mancano sempre dei mandanti, mancano sempre dei vertiginosi complotti di complotti, e poi invece sono capaci, al contrario, con un'autocontraddizione miserabile, di dire che il maligno risiede, che so, a Corleone o a Casale di Principe. Per tornare a mio padre, era partito come i coscritti sulle tradotte per Cairo Montenotte, poi sottufficiale dei bersaglieri ciclisti, andato al fronte, ha avuto la fortuna di essere ferito da un colpo di striscio alle reni, fatto prigioniero, e andato nel campo vicino a Belgrado, forse per personale, universale attitudine benevolente, non di origine ideologica, e raccontava, era un narratore straordinario, raccontava del campo quasi con una punta di nostalgia mista al resto. Non era terribile, forse perché i sottufficiali o gli ufficiali erano leggermente privilegiati, ma raccontava del campo un po' in quello stato d'animo che si vede nel film La Grande Illusione, no? Le baracche, 30 gradi sotto zero, la fraternizzazione fra i russi e i napoletani nel sentimentalismo delle canzoni. Poi, quando la guerra finì, tornò là nella terra dei mazzoni e un po' nello spirito del beau geste partì, lasciò quel po' di pezzo di palude che gli sarebbe spettato per filiazioni ancestrali ai 9 fratelli e sorelle, e andò alla società umanitaria, dove gli permisero di studiare, di venire contabile, e arrivò a Terni, cioè a Papigno, come amministratore attorno al 20-21 di una cooperativa socialista. E quindi poi i racconti di quando gli squadristi della Disperatissima nel 22 arrivarono, e un drappello di 13 carabinieri sul ponte che va a Papigno sopra Galleto, mi pare, ebbero l'ordine di lasciarli passare e devastarono la cooperativa, e lui tornò a Napoli disoccupato. Fortunosamente trovò dei lavori, poi si sposò ad Aversa, ebbe 4 figlie e poi un figlio maschio nato morto, è morta anche la madre nel parto, di parto,